Vediamo adesso il principio zero della termodinamica. Innanzitutto perché si chiama principio zero? In termodinamica vedremo che esistono tre principi fondamentali, oltre a questo principio zero che però è stato formalizzato per ultimo, storicamente. Quindi, non potendo cambiare la numerazione degli altri tre principi, per porlo prima degli altri, perché questo principio è fondamento degli altri tre, pure se è stato formalizzato alla fine, gli è stato assegnato il numero zero. È piuttosto semplice da capire. Immaginiamo di voler vedere se due corpi sono alla stessa temperatura, quindi li poniamo a contatto. Se hanno la stessa temperatura non scambiano calore, sono in equilibrio termico. Ma raramente possiamo mettere a contatto due oggetti di cui vogliamo vedere se sono in equilibrio termico o no. Il libro Amaldi fa l'esempio di due pareti di una stanza che non è che possiamo metterle a contatto, non possiamo spostarle. Allora, che metodo si usa per confrontare le loro temperature? Si prende un termometro, quindi un terzo oggetto, un terzo corpo, e lo mettiamo in contatto prima con il corpo A, cioè la parete di sinistra, fino a che vanno in equilibrio termico e misuriamo quindi la temperatura di A, e poi mettiamo a contatto lo stesso termometro con l'altra parete, e se sono in equilibrio termico vuol dire che la parete B ha la stessa temperatura di A, quindi abbiamo utilizzato un corpo intermedio per il confronto, il termometro. Amaldi specifica che non è necessario utilizzare proprio lo stesso identico termometro, è sufficiente utilizzare termometri costruiti e calibrati secondo gli stessi criteri, quindi possiamo usare anche due termometri diversi purché identici. Se vediamo che non c'è passaggio di calore tra il corpo A e il corpo C e neanche tra il corpo B e il corpo C, vuol dire che anche A e B stanno alla stessa temperatura. Questo principio zero quindi è il criterio generale indispensabile dal punto di vista logico per confrontare le temperature di oggetti distanti tra loro nello spazio e anche nel tempo. Anche nel tempo, perché altrimenti come si fa a dare un senso alla frase ho la stessa temperatura di ieri? Non è possibile infatti mettere a contatto il corpo di ieri con il corpo di oggi. Ma è possibile mettere in equilibrio termico due volte ieri e oggi il corpo con uno stesso oggetto, un termometro calibrato. Dunque, il principio zero della termodinamica afferma che se un corpo A è in equilibrio termico con un corpo C e anche un altro corpo B è in equilibrio termico con C, allora A e B sono in equilibrio termico tra loro.